Ciao, sono Francesca Fusarpoli. Oggi volevo fare un video un po' diverso. È il mio compleanno e volevo festeggiarlo con te caricandoti di energia positiva. Oggi compio 30 anni. Un bel traguardo per me, ma fino a poco tempo fa questo grande passo mi incuteva timore. Mi sono sentita ad un tratto consapevole che 30 anni sono passati velocissimi. La mia esperienza è cresciuta, sono più matura, ma che ne è del tempo? Il mio timore è il tempo, ovvero il tempo passa per tutti e velocemente. Ho sentito una sorta di pressione nel petto qualche mese fa, una specie di angoscia, la paura del tempo che passa inesorabile. Non avrei mai pensato di sperimentare una sensazione così. Da dove nasceva questa paura? In fondo, io cerco sempre di ottimizzare il tempo. Non ho rimpianti, ho sempre vissuto seguendo i miei sentimenti e la mia intuizione. A volte ho sbagliato, ma dovevo imparare la lezione. Il tempo è così importante per sperimentare la vita e le mie paure erano infondate. Quindi, oggi, il giorno del mio compleanno, voglio elogiare il tempo. Voglio farti capire che qualsiasi età tu abbia, non devi avere paura. Puoi provare paura, è nella natura umana, però il tempo passa per tutti. È il tempo che ti permette di vivere. E so cosa puoi fare col tuo tempo. E oggi, in questo giorno così speciale, voglio ricordarti di usare il tempo per imparare cose nuove, per divertirti, per sorridere, per sentirti libero, per stare con i tuoi cari, per chiamare un amico e dirgli che gli vuoi bene e per inseguire i tuoi sogni e non smettere mai di sognare in grande. Non smettere mai di credere in te stesso. Non è importante quante volte cadi, ma quante volte ti rialzi. Non smettere mai di provarci. Fai diventare i tuoi sogni realtà. Se ancora non lo sono, cambia qualcosa. Ricorda che il successo non è essere ricchi, ma essere felici e diventare la migliore versione di te stesso. Tu, con la disciplina e la passione, puoi fare grandi cose. La perseveranza è la qualità dei forti e di chi ha idee chiare. Siediti, concentrati, capisci ciò che desideri nella tua vita, impegnati e ce la farai. Questo elogio al tempo è un elogio alla vita. E concludo questo video con due frasi che ho scritto anni fa e volevo condividerle con te. Perché a volte si sbaglia, si crede di perdere. Perdere cosa? Tu non possiedi niente e nessuno. L'unica cosa che realmente ti appartiene è il tuo sorriso. Quindi, quando sbagli, sorridi. E per ultimo, il tempo è memoria, la memoria è esperienza, l'esperienza è vita. La vita siamo noi, noi che viviamo. Se ti è piaciuto questo video, metti like, iscriviti al mio canale e continua a seguirmi cliccando su questi link. Come sempre, buon lavoro! Mua!